L'iter per la concessione dell'autorizzazione alla struttura sanitaria privata Marelli Hospital di Crotone sarà affrontato nel corso di una riunione programmata per mercoledì prossimo, lo ha reso noto il prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, al termine di un incontro con alcuni rappresentanti istituzionali che hanno seguito la manifestazione di protesta che si è svolta a Catanzaro. Dal canto suo, il prefetto Latella ha evidenziato che la questione va affrontata con i soggetti competenti, per questo il subcommissario per il piano di rientro dal debito sanitario, Massimo Scura, incontrerà mercoledì una delegazione composta da lavoratori e proprietà della struttura sanitaria. Il sunto qual è? Che alla data di mercoledì alle ore 12 siamo stati convocati dai commissari. Ovviamente siamo sufficientemente supportati da tutte le istituzioni, però noi da qui non ci muoviamo. Abbiamo chiesto ufficialmente al presidente della provincia di ospitarci. Una E ha dato la una delegazione, ovviamente, non tutti quanti, per cui così come siamo rimasti d'accordo verso l'una e un quarto partiranno i pullman per rientrare, per cui oltre che ringraziarvi vi prego di rientrare a casa, perché qua resterà una delegazione. Se ci ospiteranno anche stanotte, ebbene, altrimenti dormiremo fuori e saremo qua finché non avremo delle risposte. Credo che sono stati anticipati una serie di aspetti. E oggi stesso il prefetto farà partire le relazioni, per i due ministeri, interno e sanità. Accompagnata da una relazione che il sindaco trasmetterà, credo che la faremo a quattro mani insieme all'azienda, perché gli elementi conoscitivi del Marrella in questo momento alla prefettura di Catanzaro non sono completi, anzi quasi sconosciuti. Abbiamo interloquito telefonicamente anche con Scura, che ha confermato l'appuntamento di mercoledì, e per quella data gli elementi conoscitivi che dovrebbe portare Scura al Marrella dovrebbero essere più concreti. Naturalmente non ci fidiamo, così come non ci siamo fidati nei giorni precedenti, nelle interlocuzioni precedenti, quindi il mercoledì sarà un altro appuntamento importante. Probabilmente dovrà essere l'appuntamento vero, decisivo. Non credo che scomparirà anche mercoledì Scura, così come ha fatto oggi, perché sapeva perfettamente di questa manifestazione di oggi, perché era stata anticipata da almeno 10-15 giorni, quindi sapeva perfettamente dell'incontro di lunedì. Il dato che è emerso è che giorno 7 lui ha confermato che giorno 7 il piano sarà predisposto. Innanzitutto vogliamo ringraziare la prefettura per la disponibilità che ha dato. È un fatto negativo l'assenza dei commissari oggi che conoscevano della manifestazione, quindi vogliamo evidenziare soprattutto l'assenza dei commissari, e chiediamo che per mercoledì si presenti allo stesso tavolo il presidente Oliverio e il direttore generale Fatarella. E poi mercoledì, assieme, se lo riterranno gli organi istituzionali, saremo da Scura ancora una volta a rivendicare questa giusta battaglia.